Pillole di inglese con Mattia. Anif. Oggi secondo episodio importantissimo che si intitola Basta grammatica. Per favore, dobbiamo sfatare questo mito che per imparare l'inglese serve studiare tanta grammatica e bisogna stare lì sui libri a faticare con gli esercizi a crocette, memorizzando 20 tempi verbali, le eccezioni, eccetera, eccetera. No, tutte queste cose qui non servono, soprattutto se sei all'inizio, ti creano solamente confusione, ti creano solamente problemi. Proprio ieri ho ricevuto un messaggio di una persona che sta frequentando un corso di grammatica inglese, un corso normale di una scuola, che non siamo noi, ma un'altra scuola, una scuola di lingua, e lei mi dice che più studia la grammatica e più si confonde. Io ho detto esattamente for you. Sì, perché tu lei mi ha proprio detto sembra di procedere come i gamberi, no? Di fare un passo avanti e due indietro, ed è esattamente così, perché più tu studi la grammatica più ti confondi, più crei stress, più ci sono dei problemi che poi non devi. No, la grammatica non serve per imparare inglese, o meglio, la grammatica sì è importante, ma la grammatica semplice, la grammatica pratica, la grammatica che ti serve per costruire bene le frasi e parlare un minimo l'inglese. Ecco, questa è la grammatica che serve, soprattutto se sei all'inizio a livello intermedio, no? Absolutely. Anything more will give you one thing, and that is confusion. Confusione. Io, per esempio, la grammatica inglese non l'ho mai studiata. Sì, certo, ho frequentato la scuola dell'obbligo, quindi con il metodo scolastico libri di grammatica, chiaramente l'ho studiata, ma no, non mi ha aiutato assolutamente a nulla, anzi, sono sempre stato rimandato a scuola, sono stato anche bocciato un anno a scuola, con la professoressa d'inglese non andavo molto d'accordo perché mi facevo odiare la lingua. E quindi la grammatica inglese a me ha aiutato il 10%, il 5% aiutato la grammatica inglese, perché non è su questo che ti devi focalizzare, ok? Allora, se ancora non ci conosci, io sono Mattia d'Inglese Vincenti e aiuto gli italiani come te a capire e parlare l'inglese con un metodo semplice, pratico e soprattutto veloce. And hello, I am Neef. I am the English coach at Inglese Vincenti and I'm here to help you to practice English, so you can listen to me speaking English. Sì, che è importantissimo praticare l'inglese con me attraverso i nostri video. Allora, va bene, abbiamo detto che la grammatica non serve, soprattutto potremmo dire che non ha un ruolo così importante come credi, ok? Perché molte persone pensano che più studiano tante regole grammaticali, più fanno fatica, più si mettono lì a scervellarsi e più di conseguenza il loro inglese migliorerà notevolmente. No, questa relazione qui non esiste. Non è che se voi fate più fatica, allora imparate meglio l'inglese. Non è che funziona così la vita. Assolutamente no. Certo, bisogna impegnarsi come tutte le cose, ma non focalizzarsi sulla grammatica. Quindi devi sapere, devi conoscere che per costruire l'80% delle frasi in inglese, quindi per parlarlo, per capirlo normalmente, diciamo, senza stare qui a fare discorsi complicati, ti servono solamente 10 regole grammaticali. Quindi se tu conosci le 10 regole grammaticali più semplici, tu potrai già costruire tantissime frasi in inglese. Non devi imparare tante eccezioni, tante regole grammaticali, no, quelle cose lì ti confondono e basta. Quindi tu impari quelle 10 regole grammaticali, poi allo stesso tempo aumenti il tuo vocabolario, ecco che hai già tutti gli strumenti per riuscire a conversare in inglese normalmente. Poi è ovvio, se una persona mi dice, guarda Mattia, sono a livello avanzato, voglio diventare fluente, voglio avere un inglese perfetto, perché devo... Allora lì è un altro discorso, la grammatica allora servirà magari più avanti, va bene, ma per una persona, diciamo, normale, che vuole imparare l'inglese per viaggiare, per soddisfazione personale, come obiettivo da raggiungere, anche a lavoro, diciamo. For your work, yeah. For when you are on holiday. Sì. Or maybe because you want to be the leader in your group of friends, sì, on a trip. Quando siete in vacanza con i tuoi amici, tu vuoi fare quello che io so l'inglese, per là. Magari volete conoscere una nuova ragazza, no? In inglese. Or like this. Oh, a big man like me, dovete mantenere le cose semplici, ok? Perché questo qui è proprio la nostra mente che ragiona così, che più una cosa è difficile, complessa, complicata, più noi fatichiamo, più allora otteniamo risultati. Non è così, non è così, non è, è proprio improduttivo
perdere tempo sulla grammatica. È proprio improduttivo. It's not productive. No. No? No, no, non si può, non si segue quella che è, per esempio, il principio di Pareto, che con un minimo sforzo si può ottenere un grande risultato. And of course, it's not productive. And with your busy life, you have time just for things that are value, are productive. Certo, perché a noi arrivano... You cannot afford to lose time on things that don't help you, of course. Assolutamente. Perché noi riceviamo messaggi ogni giorno di persone che mi dicono: guarda Mattia, io ho una vita occupata con il lavoro, con le robe, eccetera, eccetera, non ho mai tempo da dedicare all'inglese. E proprio per questo io dico: ma appunto perché non hai tempo da dedicare all'inglese, devi assolutamente accedere ai nostri percorsi, perché noi ti faremo focalizzare solamente sulle cose importanti dell'apprendimento. Le cose che ti stiamo spiegando adesso a livello di strategia, a livello un po' teorico su questi video su YouTube gratuiti che trovi su internet, ma poi nei nostri percorsi trovi tutte le lezioni schematiche passo a passo con esercizi semplici da seguire. Ok? Quindi questi sono video di presentazione, ma poi se tu sei interessato ti consiglio di cliccare sul link che trovi qui nella descrizione, nei commenti, e di approfittare subito della super offerta del Black Friday. Allora, vi spiego un attimino come funziona questa offerta davvero imperdibile. Allora, innanzitutto i corsi sono scontati, quindi c'è un super sconto con un'offerta incredibile. E in più, se tu fai l'acquisto oggi del corso, riceverai un corso per te, il nostro corso in inglese, e in più riceverai un secondo corso in omaggio da regalare a chi tu voglia. Quindi magari tu hai un amico, un parente, un conoscente, un qualcuno, un familiare che vuole imparare inglese, ecco che puoi regalargli il nostro corso. Molto semplice. Oppure quello che fanno molte persone è mettersi d'accordo magari. Quindi tu magari convinci un amico che vuole imparare inglese a comprare il nostro corso, potete dividere la spesa, potete fare anche una cosa del genere. Quindi dopo potete giocare voi su questa cosa. Però l'importante è cliccare sul link che trovi qui sotto, leggere bene tutti i dettagli dell'offerta. Se avete dubbi o delle domande ci potete contattare su WhatsApp oppure con un'email a inglesevincente@gmail.com, oppure prenotare una chiamata direttamente con me e mi spieghi meglio la tua situazione. Però io vi consiglio assolutamente di approfittare di questa offerta del Black Friday, perché è la prima ed ultima volta che faremo una cosa del genere. Quando l'offerta del Black Friday scade, poi non la potremo più riaprire a dicembre, a gennaio, a febbraio, no. Scade a fine novembre e poi è chiusa, ok? So that's it, no? Absolutely, yep. Io vi consiglio di approfittarne subito cliccando sul link, e noi ci sentiamo all'episodio numero 3, che ci sarà una pillola molto molto importante. Ciao ciao! Ciao!